per angoli da scoprire in Veneto, siamo venuti qui a Passo Falzarego, a 2400 metri d'altezza, 2450, per vedere quello che vedete alle mie spalle, ovvero il cosiddetto castello nella roccia. Si tratta di un avamposto militare di artiglieria della Prima Guerra Mondiale, che è raggiungibile attraverso una camminata di circa un'ora, un'ora e mezza da Passo Falzarego. È stato recentemente restaurato e, come potete vedere, hanno realizzato anche le porte in legno, le finestre in vetro e anche hanno messo delle stuve per riscaldarsi. Come potete vedere, il camino con appunto l'annerimento sta a significare che è stata accesa la stufa qualche tempo fa. Qui vengono realizzate anche delle manifestazioni attraverso delle guide vestite come i militari dell'epoca, che mostrano come si viveva in questi luoghi e come si combatteva il nemico. Perché adesso andremo a vedere tra qualche istante il panorama che si vede da qui. Si tratta di questo castello, di questa roccaforte, se vogliamo così, questi avamposti di artiglieria e con le mitragliatrici, che servivano proprio per controllare la zona della valle, perché da qui, essendo prospiciente proprio uno sperone di roccia sulla valle, si riusciva a vedere benissimo il nemico che avanzava. Quello che è interessante vedere è che sono state realizzate anche delle scale, vedete, anche con dei sacchi di sabbia, che stanno proprio ad indicare le postazioni raggiungibili attraverso delle camminate da parte dei militari per poter andare a sparare al nemico che arrivava. Andiamo adesso a vedere invece che cosa si nota attorno, quali sono le montagne che si vedono. Vedremo la Marmolada, il Sella, ma anche altre, e dove ci troviamo esattamente. Ci troviamo in prossimità di Croda Negra, non molto distante dal Monte Averau. Da qui il panorama è veramente splendido, proprio perché questi avamposti venivano realizzati su dei dirupi e quindi su delle montagne prospicenti direttamente la valle, in modo da poter vedere immediatamente l'arrivo del nemico. Questo avamposto militare è stato creato per la Prima Guerra Mondiale. Qui i militari trovavano rifugio e potevano vedere tranquillamente il nemico che arrivava dalla valle, quella che possiamo vedere in questo momento. Da questa parte, del resto, è visibile anche la Marmolada con i suoi bellissimi ghiacci, mentre da questa parte il massiccio del Sella. Più spostato invece sulla destra troviamo Punta d'Estrie, un massiccio alto circa 2500 metri. Subito vicino a Punta d'Estrie troviamo il monte Lagazuoi, con il rifugio Lagazuoi, a 2800 metri d'altezza. Da questa parte invece le Tofane. Sempre da qui è possibile vedere i resti del castello di Andraz, un fortilizio militare costruito a circa 1700 metri di quota nel comune di Livinallongo Col di Lana, subito dopo Passo Falzarego. La camminata è semplice e, tutto sommato, adatta anche ai bambini.